Oggi si è fatto il punto degli investimenti in questo comune, investimenti importanti che sono partiti già dal 2016, più di 2 milioni e mezzo di euro. Il rapporto col comune di Mondolfo è un rapporto che inizia nel 2003, sono stati fatti sia per quantità che per qualità importanti investimenti. Abbiamo intenzione di continuare, c'è un piano triennale di investimenti che prevede sui 200.000 euro l'anno e una costante manutenzione delle reti. In particolare gli interventi di cui parliamo oggi, si parla dell'allacciamento alla rete fognaria di almeno 4.000 persone. Mi piace ribadire un concetto, che quando si tratta di tutela dell'ambiente, qui avevamo a che fare con la tutela della salute del fiume Cesano, ci siamo guardati intorno e abbiamo iniziato a ragionare anche con comuni vicini che avevano delle problematiche per le quali noi in qualche modo potevamo essere risolutivi, quindi si è ragionato col comune di Mondolfo per quanto riguarda un depuratore che hanno nella zona Grazie che confluisce nella nostra rete fognaria e anche col comune di Monterado. Anche perché poi tutto il materiale che proviene da queste due zone, in più quello dei residenti di Mondolfi, viene confluito nel depuratore di Marotta, che è un depuratore estremamente innovativo perché stiamo sperimentando appunto delle tecniche che permettono di aumentare la capacità depurativa dell'impianto senza aumentare le cubature. Questo secondo me è un rispetto in più che si fa nei confronti dell'ambiente, diminuendo le masse di cemento e l'estensione di questi impianti. E anche gli interventi che stiamo facendo sulla sostituzione delle reti idriche per questioni di nuove tecnologie, di nuovi materiali innovativi e quant'altro, è intanto un importante risposta per quanto riguarda la preziosità della risorsa idrica e poi perché effettivamente alcune parti delle reti necessitano appunto di questi impianti. Si va comunque sempre verso una maggiore tutela dell'ambiente, questo è principale. Per noi è un punto di riferimento importante, è un punto di riferimento importante perché pensiamo che con la tecnologia si possa in qualche modo migliorare le condizioni dell'ambiente. Sia la tecnologia passiva, che potrebbe essere quella ad esempio delle condotte idriche o delle reti fognarie, che la tecnologia attiva, che è quella ad esempio delle modalità di funzionamento degli impianti di depurazione. Sindaco, oggi parliamo di interventi importanti per il Comune, oltre 2 milioni e mezzo di euro, rispetto dell'ambiente e tutela della salute dei cittadini in primo piano. Investimenti importanti che vengono realizzati grazie al piano che ASET ha messo in campo per il nostro territorio comunale, sono estendimenti di rete fognaria, c'erano dei tratti che erano indipendenti, che non erano collegati al depuratore, che finalmente con i lavori che sono stati realizzati dal 2016 ad oggi e quelli che sono in corso di realizzazione nel 2019 verranno finalmente collegati. Parliamo del quartiere di Ponte Rio, parliamo di via Beato Angelico tra Centocroce e Ponte Rio, via Sterpettine e infine l'ampliamento del depuratore di Marotta. Alcuni sono appunto, come dicevamo in conferenza, interventi già richiesti da tempo, quindi anche una bella soluzione per i cittadini. Sì, una bella soluzione per i cittadini, richiesta da diversi anni e continueremo nei prossimi anni con quei pochi tratti che sono rimasti e che dovranno avere appunto il collegamento col depuratore.